Tempo di commiato per il comandante Cipresso, lo abbiamo detto al diretto interessato. Raramente si nota un discorso come il suo, non soltanto istituzionale, ma anche con una forte connotazione emozionale, segno di un legame che si era legato col territorio che andava forse oltre la professione. Sì, Antonio Cipresso in questi tre anni ricchi di accadimenti, alcuni tragici come il 26 di novembre sono passati e hanno messo a nudo la personalità di un funzionario dello Stato, il tenente di vascello, il comandante Cipresso, che sicuramente al di là delle competenze indubbie professionali ha proprio esibito questo suo essere un uomo che si riesce a compenetrare nelle difficoltà del prossimo e a stare vicino con trasporto, diciamo, di sentimenti. E quando si vedono queste persone è giusto tributargli gratitudine, tributargli stima, tributargli, come abbiamo fatto, un'attestazione di civica benemerenza. Le comunità sono tali quando condividono i riferimenti e Antonio Cipresso in questi 3 anni è stato un riferimento di Ischia. Devo dire la verità, la Capitaneria di Porto ci ha insegnato in questi anni, nei vari avvicendamenti, che su Ischia vengono impegnati sempre profili di spessore, di qualità, e Antonio Cipresso è stato sicuramente un operatore che è andato in questo solco e quindi è giusto che gli tributiamo l'in bocca al lupo per questa crescita professionale che sta avendo, e gli rinnoviamo sentimenti di vicinanza e di accoglienza quando eventualmente deciderà di tornare qui da noi per trascorrere qualche momento in amicizia con la nostra comunità.